Il 7 di agosto del 1990 fui chiamato attorno alla mezzanotte dal funzionario di turno della squadra mobile che mi informava che era stato trovato il cadavere di una ragazza in via Carlo Poma. In un caldo pomeriggio di agosto a via Carlo Poma, nel quartiere Prati a Roma, viene uccisa una bella ragazza mora, 21enne, Simonetta Cesaroni. 29 coltellate per lo più al pube. Da allora sono 30 anni, il suo assassino è ancora libero. 20 anni dopo si suicidò il portiere del palazzo, Pierino Vanacore, a lungo sospettato dell'omicidio, ma sempre scagionato alla fine dalla magistratura. Nessuno ha mai pensato a un killer maniaco, eppure le coltellate al pube sono chiare. E questo cold case, questo caso freddo, grida ancora giustizia. Molti sono i nodi irrisolti. Il morso sul corpo di Simonetta mai analizzato, le piste alternative, le stranezze del primo momento, come racconta il capo della squadra mobile di Roma dell'epoca, Antonio Del Greco. Mi parve immediatamente strana, diciamo, la posizione della ragazza, diciamo, colpita con più di 29, con 29 coltellate per varie parti del corpo, principalmente nella zona pubblica, e nessuna traccia di sangue all'esterno. La famiglia di Simonetta non ci sta all'impunità dell'assassino e chiede attraverso l'avvocato Federica Mondani che il caso sia riaperto, che si faccia ciò che non è stato fatto. Anche Del Greco suggerisce una traccia. Da dove ripartire? Ripartirei io sicuramente, viste le tecnologie moderne riutilizzate per la terza fase processuale, quella che fecero i RIS con il pubblico ministero Ilaria Calò, io partirei proprio dal DNA.